Guardi, noi con il professor Daghi non abbiamo parlato di rapporti con altri partiti e in particolare con la Lega e io ribadisco eh, che il Partito Democratico e la Lega, qualsiasi cosa accada rispetto alla formazione del governo, sono e rimangono due forze alternative nello schieramento politico italiano. Ma penso che questo sia un approccio condiviso anche. Da Matteo Salvini, dal leader della Lega, eh, nessuno pensa che un'eventuale esperienza comune possa cambiare contorni o contenuti o collocazione politica. Siamo e saremo e rimarremo forze alternative eh, e per questo anche abbiamo sempre detto nessun veto a prescindere. Il punto e questo però è il cuore del mandato del professor Draghi è verificare sull'appello lanciato dal Presidente della Repubblica eh, quale perimetro programmatico politico e parlamentare questo nuovo governo dovrà avere e questa è una valutazione che dovrà fare il professor Draghi nella sua autonomia e credo sia esattamente il cuore di quanto sta avvenendo con questi, con questi colloqui che non a caso penso abbiano avuto una prima scadenza tour, una prima, un primo giro di ascolto da parte delle forze politiche e poi già da oggi l'illustrazione di una sintesi fatta dal professore. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo molto apprezzato i contenuti e diciamo, la visione di questa sintesi.